sono Carlo Avaraldo, allora ero ricercatore universitario e mi trovavo in casa quella sera in cui esplose la bomba nel portone. Eravamo nel dopocena, infatti mi ricordo noi, ero con mio padre e mia madre, allora vivevo ancora in casa perché mi sono sposato poi nell'85, quindi allora ero, sono del 48 e quindi si fa presto a calcolare gli anni che avevo allora. E mi trovavo nella sala, stavamo vedendo la televisione, quindi era dopocena, avevamo appena finito. E improvvisamente si è sentito questo colpo fortissimo. Pensavamo lì per lì che fosse esploso probabilmente la cucina a gas che si trovava al di là del corridoio, al di là quindi della porta d'ingresso. Quindi, come ci siamo precipitati verso la cucina, abbiamo visto che la porta di casa era completamente divelta e occupava parte del corridoio che ci passava davanti. E quindi evidentemente si trattava di un episodio che aveva riguardato principalmente la scala. Tra l'altro si sentiva proprio quel forte odore di polvere da sparo. Io avevo fatto un servizio militare, ero tornato da poco, avevo fatto il corso di ufficiali ad Ascoli Piceno e poi il resto del servizio militare a Genova. Ed era abituata appunto a sentire questi odori della polvere da sparo, mi aveva colpito perché era assolutamente analogo quando si andava giusto a fare i tiri per addestramento. Ma non mi sembra che fosse saltata la luce, direi di no, direi di no. Se sono caputo andando verso la cucina, si è trovati la porta di casa, proprio davanti ai piedi. Ci siamo affacciati verso la scala e noi va bene, siamo al secondo piano, le rampe, quelle più tra il primo e il secondo piano, erano a posto, mentre invece erano quasi completamente divelte le rampe di scala dal piano terra al primo piano. Tant'è vero, quella sera appunto dopo veramente pochi minuti sono arrivati i pompieri e mi ricordo che ho avuto quella volta il primo incontro con Michele Costantini, lui credo che fosse da poco stato assegnato al reparto di Savona ed era riuscito a salire fino al nostro piano e quindi superare le rampe che erano state completamente cancellate. Tenendosi dalle ringhiere, perché le ringhiere praticamente erano rimaste ancora più o meno a posto e appunto attaccandosi, agganciandosi alle ringhiere, è riuscito, ce lo siamo trovati appunto al primo piano, ha detto: ah, qui dovete assolutamente sgomberare perché è pericoloso. Mi ricordo che mio padre non ne voleva sapere di lasciare la casa e infatti non l'ha lasciata, mentre invece noi siamo riusciti a andare via, a uscire di casa e siamo ospitati da due mie zie, due sorelle di mio padre, e passando dal 9 di Via Paleocapa. Cioè noi siamo all'11, allora le funivie, la Fornicoc aveva l'intero primo piano sia del portone 11 che del 9 che del 7, praticamente erano tutti gli uffici che occupavano i tre sostanzialmente i tre condomini. E quindi se siamo riusciti ad arrivare, se siamo scesi fino al primo piano, dall'interno delle funivie siamo poi usciti dal 9, dal portone 9, sempre di via Paleocapa. Questo perché, come ci aveva detto Costantini, c'era il rischio che ci fossero delle lesioni nelle condutture del gas e che quindi potessero esserci poi esplosioni pericolose, per cui questo ci ha assolutamente consigliato in modo determinante a uscire dalla casa.
Guardi, mio padre era testardo da questo punto di vista. L'idea di lasciare la sua casa, tra l'altro così praticamente aperta, perché la porta di casa, come ho detto, era stata completamente divelta. Ecco, no, ecco, mi ricordo anche che quella sera mi affacciai poi verso via Paleocapa e vidi il portone del palazzo che era andato a sbattere contro le macchine che erano posteggiate in via Paleocapa. E quindi ci siamo allora, da quell'episodio, ci si è resi conto veramente che l'esplosione era particolarmente forte. No, silenzio assoluto, no, non c'era un gran traffico. Infatti, come dico, affacciandomi dalla finestra, sì, cominciava ad arrivare arrivavano delle persone, quelle che a quell'ora lì, cosa sono state? Io non so, sono state forse verso le 9, 9:30, adesso non ci gioverei. Come le dico, eravamo dopo cena, stavamo guardando la televisione. E le persone evidentemente che giravano in quel momento in via Paleocapa sono accorse a vedere, perché indubbiamente l'effetto era notevole. Il portone di casa, del palazzo, che è un portone in legno piuttosto massiccio e vetri, andato a sbattere contro, cioè praticamente attraversare tutti i portici, andare a sbattere contro le macchine che si trovavano posteggiate sulla strada, indubbiamente è stata una cosa notevole. Grazie a Dio, per fortuna, non c'era nessuno che passava in quel momento, che per prendersi addosso il portone massiccio come quello non era certo da scherzare. La bomba si trovava non nel portone, ma nel pianerottolo, cioè dopo le prime due rampe si arriva al pianerottolo, dove poi iniziava la scala per portare sui vari piani. E la bomba era stata collocata nel pianerottolo, di fronte, proprio di fronte ad una porta finestra che dà su un piccolo terrazzino che si affaccia sul cortile interno. E questa è stata certamente una fortuna, perché in parte si è scaricata la forza dell'esplosione verso il cortile, quindi sfondando questa porta. E poi naturalmente nel vano scala ha fatto saltare tutto il lucernario. Tanto è vero, dopo di allora si sono dovuti fare dei grossi lavori, sia per ripristinare le rampe di scale, ma anche per sostituire il lucernario che era completamente saltato. Anche in questo caso, certamente la situazione ha favorito uno scarico della forza dell'esplosione in alto verso proprio nel vano scala, quindi sul lucernario, quindi provocando meno danni di quelli che avrebbe potuto provocare. Allora ci ha detto, c'era stata quella manifestazione nel teatro d'Alasco qui vicino, altri dicevano di fronte, dall'altra parte di via Paleocapa c'era la vicina tabaccheria, c'era la sede del Partito Comunista, però averlo messo proprio all'interno del portone e dopo due rampe di scale, direi che forse l'obiettivo di mio padre in qualche modo ne fosse legato, però a mano sul fuoco non si può proprio mettere, e non so neanche bene cosa le ultime conclusioni diciamo della magistratura abbiano determinato. Il mio padre, Franco Baraldo, era in quell'anno, in quegli anni, appunto verso la conclusione della sua militanza politica, la sua attività politica. Cioè, pensai questo, che lui dal 48 al 76 è stato appunto senatore della Repubblica, e dal 45 invece nel Consiglio Comunale che poi è proseguito oltre l'anno della chiusura appunto della sua attività come parlamentare. Lui, non aveva nessuna intenzione di diventare parlamentare, nel 48
ci fu proprio una notevole pressione, e allora si diceva anche dall'allora vescovo di Savona, affinché lui entrasse. Fino a quel momento, infatti, lui era stato impegnato durante il ventennio fascista essenzialmente nella sua attività professionale di medico, di pediatra e di esponente dell'azione cattolica savonese, di cui era stato anche dirigente. E quindi quando nel 48 si è trattato di costruire il Parlamento, vennero fatte pressioni affinché lui ne facesse parte, e lo ha fatto, direi, abbastanza malincuore, perché lui ci ha sempre tenuto molto alla sua professione di medico, tant'è vero durante l'intero periodo in cui venne occupato appunto come parlamentare, riservò costantemente il lunedì alla permanenza a Savona per poter passare alla mattina al consultorio per assistere appunto i bambini, in quanto lui era pediatra. Di solito tornava il venerdì sera, ma il lunedì lui lo dedicava assolutamente a Savona e poi partiva per Roma lunedì sera. Lui è stato questore per una legislatura, è stato questore del Senato e era stato alto commissario aggiunto alla sanità quando non esisteva ancora il Ministero della Sanità, e questo proprio nei primi anni 50 lui svolse questo ruolo che l'alto commissariato precedette poi quella che sarà poi l'istituzione del Ministero della Sanità, quindi aveva un ruolo se non proprio come ministro, praticamente come sottosegretario. Naturalmente lui apparteneva alla Democrazia Cristiana, e, però bisogna dire questo, ecco, non fece mai parte di nessuna corrente. Era molto amico, ad esempio, con Carlo Russo, amico fraterno con Carlo Russo, mentre però Carlo Russo apparteneva alla corrente di Emilio Colombo, lui assolutamente rimase sempre estraneo a qualsiasi corrente. Era piuttosto polemico appunto su queste serie di organizzazioni che spesso si facevano anche la guerra tra di loro. Una delle doti che è sempre stata riconosciuta da tutti è l'assoluta rettitudine e rigore morale, questo certamente. E in casa questo lo dimostrava, diciamo, attraverso i fatti, non si perdeva in parole a dire dovete fare così e così. Per lui l'esempio era fondamentale. Fu sempre particolarmente legata alla famiglia, d'altronde ha avuto 5 figli, siamo 5 fratelli, e così come alla sua famiglia, sua madre che venne a mancare nella metà degli anni 60, e naturalmente le sorelle e il fratello. Ci tenne sempre molto ai legami familiari, questo certamente. Fu un periodo unico, direi, per Savona. Certamente la popolazione era particolarmente unita. Io allora mi ricordo che mi occupavo del comitato di quartiere Città Vecchia, quando non erano ancora stati istituiti, diciamo, regolarmente, ma erano sorti in maniera così abbastanza volontaristica, e ci si trovava appunto il Palazzo Portobonello, e mi ricordo che in quel periodo avevamo deciso di vederci in casa degli uni e degli altri, proprio perché si pensava che il trovarci in quella che era stata indicata come sede del comitato di quartiere potesse essere oggetto di qualche atto terroristico, visto che questi atti terroristici si ripetevano con una puntualità incredibile. Mi ricordo un pomeriggio di un sabato, ero in via Santa Maria Maggiore, allora c'era la galleria d'Edalo, quello di stampe, di incisioni della signora Buscaglia, e mi ricordo ero lì che guardavo queste belle incisioni, queste stampe, si è sentito un'esplosione, doveva essere quando esplosa la bomba in via dello Sperone, e
Indubbiamente uno sentiva questi botti fortissimi, diceva chissà dove è stato, chissà se ha fatto dei danni, cos'è successo, così come quando era esplosa la bomba in via Giachero. Mi ricordo che accompagnai appunto mio padre ad andare subito sul posto e indubbiamente c'era una mobilitazione della popolazione incredibile, certamente. È stato un periodo, direi, unico nella storia di Savona, perché ci si rendeva conto che si era in una situazione del tutto unica, del tutto particolare, sì. E che solo reagendo come ha reagito la popolazione ha fatto sì che poi questo esperimento, se si tratta di uno esperimento terroristico, poi dopo è fallito. Ma lui intanto certamente cercava di sminuire la sua persona, il suo ruolo, proprio così come temperamento, come spirito, cercava di mettersi assolutamente il meno in mostra possibile, anzi, non era molto avverso a chi si metteva in mostra in genere, e quindi anche in questo frangente cercava di sminuire, a parte il fatto che poi in quel momento non si capiva bene se la bomba fosse proprio diretta nei suoi confronti o non piuttosto con un eventuale errore nei confronti della sede del Partito Comunista, che si trovava all'angolo opposto di Via Paleocopa, angolo via Mistrangelo, al 14 di Via Paleocopa. E quindi allora si era anche ventilato il fatto che volessero colpire la sede del Partito Comunista e che abbiano per sbaglio invece messo la bomba nel palazzo di Rimpettaio, per così dire. C'era anche, qualcuno aveva parlato anche di un atto contro una manifestazione che era stata, adesso non mi ricordo più cosa fosse, una manifestazione che si era tenuta al Cinemastro. Io mi ricordo che c'era stato qualcosa che per cui era stato messo in relazione anche a quello, non si sa bene. Purtroppo le cause e le motivazioni e gli autori sono rimasti indubbiamente anonimi praticamente, sì. Forse anche per tranquillizzarci noi in famiglia, perché in casa allora eravamo due fratelli, sì, gli altri si erano sposati, quindi erano andati via, sì. Ma lui è sempre cercato di non accentuare questa sua eventuale funzione come obiettivo degli attentati, e noi appunto qualche dubbio potrebbe essere rimasto. Posso dire questo personalmente, che ho dei dubbi, perché mio padre non ha mai avuto simpatia per Taviani e non erano assolutamente sodali, assolutamente, anzi lui più volte lo ha criticato anche personalmente, si conoscevano da lunghissimo tempo, sì, però non ha mai condiviso e approvato certi suoi sistemi politici, metodi politici. Quindi mi sembra strano che per colpire Taviani si vada a colpire una persona che invece con Taviani non aveva assolutamente rapporti di familiarità o di amicizia o di legame politico dello stesso partito. Fatto che mio padre non ha mai fatto parte di nessuna corrente, ma non era certamente un tavianeo, anzi ha criticato molto i tavianei. Certamente ce n'erano di tavianei, poi appunto adesso io non vorrei dire degli errori, ma buona parte della Democrazia Cristiana del tempo era tavianea, d'accordo, aveva un forte ruolo Carlo Russo, che tavianeo non era, lui era piuttosto legato a Colombo come posizione politica all'interno della Democrazia Cristiana,
ma mi ricordo la segreteria era per lo più Tavianea, mi ricordo c'è Pompeo Limpio che era un Tavianeo di ferro, lo stesso avvocato Rufino era un Tavianeo, è nato in quella corrente. È stato un periodo particolarmente significativo e qui si viveva appunto proprio con questa preoccupazione, questa angoscia che potesse continuare, potesse, d'altronde le esplosioni sono state parecchie. Anche mi ricordo nel comitato di quartiere dove allora ovviamente sappiamo, lo scontro tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista era certamente molto forte. Nel comitato di quartiere comunque invece c'è stata proprio un'assoluta collaborazione. Diciamo steccati tra la Democrazia Cristiana, Partito Socialista, Partito Comunista, assolutamente non si sentivano, eravamo tutte persone, non ci si conosceva prima di questo, della formazione del Comitato di Quartiere, ma con i quali si collaborava benissimo, pur essendo appunto un quartiere, città vecchia, dove la popolazione vedeva certamente una prevalenza di simpatizzanti con il Partito Comunista, quindi con la sinistra, mentre invece dalle votazioni che avevamo fatto avevamo una maggioranza come centristi praticamente, però lo ripeto, infatti io ho continuato ad avere ottimi rapporti con i vari varie persone che facevano parte di questo comitato di quartiere del Partito Comunista, persone assolutamente di una grande serietà e proprio impegno, disponibilità. E questi gli episodi delle bombe sono proprio, hanno coinciso con questo momento. Poi i comitati di quartiere sono stati istituzionalizzati e quindi hanno un po' perso quell'aspetto proprio di volontariato molto forte che aveva contrassegnato invece proprio le prime esperienze di comitati di quartiere a Savona. Non lo so, intanto sulla motivazione, allora mi ricordo anche appunto parlando così con mio padre, sembrava proprio la più plausibile quella di questo tentativo di questa estrema destra, una destra terroristica legata anche a una destra internazionale, si parlava di un personaggio, mi sembra spagnolo se non mi sbaglio, che avesse fatto dei cenni al passaggio da Savona, al pericolo di passare da Savona. Mi ricordo che a mio padre qualcosa avevano riferito anche a livello romano, a livello ministero. E quindi sembrava proprio un tentativo per verificare quanto una città media, medio piccola, diciamo come poteva essere Savona, avrebbe reagito a una situazione eversiva di questo tipo. Penso che la cosa possa essere verosimile. Io non sono a corrente sulle ultime teorie, le ultime indicazioni. Certo è un grosso peccato che la cosa sia morta così senza arrivare ad una soluzione, ad un'individuazione precisa. Personalmente posso pensare però che questa sia verosimile, cioè questo tentativo di vedere come proprio una sperimentazione su come una città reagisce a questo bombardamento continuo, perché veramente diventava ossessivo, quasi settimanalmente, in un certo momento si sentivano queste esplosioni con un senso di insicurezza certamente molto forte. E lei dice dimenticato, perché certamente sono passati parecchi anni, le persone che l'hanno vissuto invecchiano o muoiono, quindi certamente le cose tendono ad affievolirsi nel tempo. Ritengo però che diciamo, questi episodi delle bombe di Savona abbiano mantenuto, nonostante tutto, un loro ricordo nel tempo, il fatto che siano usciti anche più lavori, pubblicazioni e testimonianze,
può dire che qualcosa forse si sente ancora. Certamente i giovani, i ventenni, i trentenni che non sanno, che non hanno visto nulla di quello, certamente possono sentirlo dai loro parenti, ma certamente per loro è un ricordo lontano. Ma dire che si stia cancellando questo ricordo, ma non direi, il fatto stesso che voi ve ne state occupando vuol dire che è una fase, un momento della storia di Savona significativo. Non so quanti altri momenti significativi della storia di Savona abbiano tutto sommato mantenuto un ricordo come questo. Questo non sono d'accordo sul fatto che si stia dimenticando. Certamente non ci sono più le persone, se non in parte si sono probabilmente ridotte le persone che hanno vissuto in prima persona quei momenti. Però direi che delle bombe di Savona si parla in qualche modo. Effettivamente, forse anche come toponomastica, sì, ma quantomeno anche delle targhe, il fatto che bisognerebbe mettere targhe un po' in giro per la città, visto che non si è trattato solo di un episodio, non è stato come la bomba della banca dell'agricoltura o la stazione di Bologna e così via, dove lì è un unico momento e quindi il punto fisico ha una sua rilevanza. Per Savona invece si è trattato di tanti punti, tanti quartieri della città che sono stati coinvolti, anche periferici, quindi però mancaci indubbiamente un segno, almeno un segno di significativo per ricordare questi momenti. Questa ragione, sì, forse meriterebbe fare una richiesta comune, perché anche a livello della toponomastica, che la toponomastica è proprio anche il ruolo, fra i vari ruoli, quello di ricordare personaggi, eventi significativi, si ricordi questo momento, che certamente per la storia di Savona è stato estremamente significativo, e non essere riusciti ad arrivare alle motivazioni, agli autori veri, non si è potuto capire se veramente è stata una sperimentazione, una verifica, addirittura a livello internazionale, di come una città italiana o europea avrebbe potuto reagire, avrebbe reagito a una situazione devastante come quella.